Amici miei, finalmente ci siamo. L'episodio 70 sancisce la fine delle ostilità. Che poi 70 è anche un bel numero. Certo, non è bello come il 71, perché 71 è un numero primo, ma va bene comunque per finire la serie. Gli ultimi due duelli. E il primo duello poi è Return to Zero. Sì, è ritorno all'inizio, però vai! Ovviamente, come deck scelgo il deck utente, non posso assolutamente giocare col deck di Soulburner. È Soulburner, magari non è Soulburner, mi sono sbagliato. Il deck fusione, ragazzi, non lo so voi, ma per me è il deck più forte del gioco. Non ci sono proprio paragoni con altri deck. Cioè, già posso fondere. Dove mai trovate un deck che già vi fa fondere subito all'inizio? Bene, peschiamo e via con la Polymer. Oh yeah! Mandiamo il Cerberus, ok, qua. Il Cerberus e il lupo. Soldato cannone potrebbe tornare utile. Fenice fiammeggiante, l'uccello bombardiere bruciante. Qua. Bello. Mi converrebbe quasi attivare l'effetto, invece no, attacco. Ho detto che sono contento di finire finalmente questo gioco, quindi. Attacca. Pensavo volesse evocare Calibro Carica. Va bene. Libertà finalmente. Folletto della fiamma coperto. Vai. Io spero che faccia un'evocazione Xyz, Link, una cosa qualsiasi. Ah, peccato. Vabbè, attivo l'effetto della carta, dai. Se no, perdo comunque sia, quindi. Uno e due. Vai. Yes! Buono in pace carbone qua. E termino il turno. Mamma mia, ragazzi. Certo però che pure Varys c'ha un deck. Ma zonna. Evoca tutto, evoca. 2005, 1004. Faccio autodistruzione? Faccio autodistruzione, sì, dai. Attacchiamo. Spero che non abbia nient'altro però. Ok, distruzione, autodistruzione via. E la fresca delle monache. È vero, ci vorrebbero mostri di questo attacco. Purtroppo nel mio deck non ce ne, nel deck di Soulburner non ce ne sono. Ci sono tre draghi mascherati, ma nessuno può evocare nient'altro. Possono evocarsi solo tra di loro. Cancello della fusione, che non mi fa schifo, anzi, mi piace molto, mi piace. Io la giocherei, cancello della fusione. Non può avere un altro tributo torrenziale, vero? Non ce lo può avere. No, è impossibile. Gli distruggo questo qua, l'anestemizzile. Perché l'altro sicuramente gli fa evocare un mostro, quindi vai qui. Anche se 3, 6, 9, 12, 15, beh, non sarebbe male, eh. Però non possiamo farlo. Tu, tua madre ha fatto una torta. Tutto coperto re delle paludi. È finita comunque, è finita. Io non lo so, non c'ho più voglia. Il deck fusione ha fallito. Non c'è più speranza. Tanto che è ora di finirla con sto gioco. Ho detto, sai che c'è. Basta. Deck di Exodia e via. Ho perso una ventina di duelli più o meno. Mi sono rotto sinceramente le palle. E ho detto, sai che c'è? Faccio il deck di Exodia. Ci spendo i punti e lo faccio. È andata a culo.
Però è andata. Beh, prendere tutti quanti e cinque i pezzi in un attimo non è facile. Quindi era un po' a culo, però. Percorsi paralleli, non me ne frega niente. Non voglio sapere più nulla. Ovviamente non è detto che io vinca al primo tentativo con il deck di Exodia, ci mancherebbe altro. Però è molto facile vincere se hai le carte giuste. Dovevo mettere in realtà un'altra carta. Ho messo due gambe del proibito. Due gambe sinistre. Volevo mettere un altro Makiura. Mi sono sbagliato, ho dimenticato di averlo. Perché l'ho trovato dopo nei booster pack. Ma vabbè, a sto punto tanto vale fare sta faccenda e via. Bene, mi piace avere la carità in mano. Oh ragazzi. Ragazzi miei, quasi pogga tantissimo. Due gambe sinistre, mandiamone una via. Beh, un'altra carità. Makiura, eccolo. Ok, e braccio sinistro, perfetto. Attiviamo Giara della Cupidigia. Attiviamo cadavere di Yatagarasu. Pesca una carta. Dato che Makiura è al cimitero, potevo appunto fare sta porcata di attivare le carte trappola quando viene mandato al cimitero. Oh cavolo, ho lo spirito però dell'anfora. Attivo anche Cupidigia insaziabile, dai. Perfetto. Metto spirito dell'anfora della verità in attacco. Attivo quindi anfora della verità. Vai. Posto, vinto. Funziona bene sto deck, eh. So che è da infami usare questo deck, però ragazzi, è basta, dai, non è finita. L'ultimo episodio è finita così, basta. Neanche i crediti, niente. Quel paese. L'unica campagna che ho finito al 100% è quella del primo Yu-Gi-Oh! Ho fatto anche qualche sfida, una, veramente, perché mi serviva da prendere le carte di Riccastro Goblin, ma non me la date dopo 3 duelli, cioè, ciao, me le vado a cercare nel pack di Mai. E niente, come ho detto, se e quando avrò voglia pubblicherò su Instagram e Telegram, ma ci provo prima della fine dell'anno, dai, entro il 31 dicembre le pubblico. Tutti i duelli invertiti completati, quindi la campagna principale al 100%, proprio voglio provarci, devo provarci, voglio riuscirci. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yu-Gi-Oh! L'episodio finale è finita finalmente, dopo ben 2 anni ce l'ho fatta. In descrizione trovate tutti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!